Salve, nelle puntate precedenti di questo mio atteggiarmi a studioso, ma senza nessuna presunzione, abbiamo cercato di dimostrare che la confusione dell'homo novis, che da quel che sembra è già presente da millenni sulla Terra, dipende essenzialmente dal contesto in cui, nonostante le condizioni avverse, si è sviluppato. Perché? Perché la nostra civiltà attuale, figlia di centinaia di migliaia di anni, è nelle mani dell'Homo sapiens. Sono fermamente convinto che, almeno attualmente, non ci sono alieni, non esistono fenomeni con capacità sovrannaturali, nessuno è in grado di fare miracoli. Che si tratti dell'ultimo analfabeta del paese più retrogrado, oppure del magnate multimiliardario, dello scienziato addomesticato dal regime o addirittura dell'esponente della più segreta e potente setta di tipo massonico, una di quelle che detiene i fili di tutta la scienza e la religione del mondo, se ci troviamo di fronte un sapiens, state pur certo che i suoi valori sono sempre gli stessi, semplici o addirittura banali. Potere, avidità di ricchezza materiale, esibizionismo e quasi sempre estremo appetito sessuale. Questi valori il sapiens al potere li appaga quasi sempre ricorrendo alla menzogna, poi alla minaccia e infine al terrore e alla violenza se necessario. Ma quando il sapiens fa parte della massa, frustrato e sottomesso dalla società gestita dal più forte, allora non ha più l'opportunità di esercitarla facilmente questa violenza. Allora si fa furbo e si pone nella società come vittima pecorile, come operaio scodinzolante, serbando in cuore una serie di malumori e falsi scopi. Si convince che chi ha il potere non può che agire per il suo bene, che chi è al potere dopo tutto si espone in prima persona e oggi lo applaude, ma se domani cade sarà pronto a sputare sul suo cadavere. Dopotutto, se il sapiens al top è ricco, potente e famoso, un motivo ci dovrà pure essere, ma se poi cade dal suo piedistallo, come volevasi dimostrare? L'uomo della strada si trasforma in sputa sentenze. Vince lui perché alla fine è meglio non mettersi troppo in mostra. Una bella vita da parassita che sfrutta la situazione. Si è dimostrata spesso una scelta molto molto furba. Vi invito a non credere a tutte quelle fandonie sul maschio alfa e sulle immense capacità dei tanto esaltati leader o dei manager. Se sono dei sapiens, il loro limite comune ad altri miliardi di individui è la struttura della loro mente. Essa è ancora troppo malata per poter ritornare in sintonia con madre natura e con le leggi cosmiche. Egli continuerà a costruire tavolini e sedie instabili a tre gambe, continuerà a cercare scorciatoie impossibili perché al tecnico, al filosofo, allo scienziato mancheranno sempre dei dati sulla vita, che non può vedere a causa dei paraocchi installati dal potere e dalla sua presunzione, quella di essere superiore, convinto di sostituirsi alla natura e alle sue leggi, che egli si ostina a ignorare e a tentare di scavalcare. È inutile provare a spiegare loro determinate cose, determinati equilibri, valori fondamentali per ottenere un futuro degno e raggiungere livelli superiori dell'esistenza. Ci si perde il tempo e se si insiste anche la vita. Sì, avete sentito bene, mi sembra esagerato. Allora siate gentili,
Tornate un attimo al capitolo 3. Troverete un breve elenco di nomi, evidentemente di novice, che hanno in comune molte cose, ma la più significativa è che quasi tutti sono stati assassinati o condannati a morte senza aver mai fatto male neppure a una mosca. Oppure hanno fatto una fine poco chiara che puzza di veleno o di pozioni letali. Questi personaggi, in linea di massima, hanno tentato di operare il bene, ma a favore di chi? Dei sapiens, pecorili e servili, sottoposti ai sapiens che detenevano il potere. Il risultato è che il novice ci ha lasciato le penne e i sapiens hanno tirato a campare, finti, tonti, immersi nella loro ipocrita sottomissione. Pecore di comodo e vigliacche che, all'occorrenza, se ne hanno l'occasione, diventano pastori, più infami e traditori dei loro predecessori. E se osservate con uno sguardo onesto la politica, queste affermazioni sono sotto gli occhi di tutti. Adesso vi invito a ritornare su uno dei due temi principali responsabili della confusione culturale, che hanno influenzato il Sapiens e che confondono anche l'uomo nuovo, catapultato e cresciuto in questa civiltà menzognera. Questo signore, vissuto oltre 500 anni fa, si chiama Cartesio. Lui sicuramente è stato un homo novis, purtroppo non poteva saperlo, pur rappresentando il fiorfiore della nuova specie con le sue eccezionali capacità di pensatore. Questo signore è il padre del famoso cogito ergo sum, diciamo anche che all'epoca provò senza riuscirci a scalzare il più antico e mefistofelico dubito, e quindi sono. Diciamo che per riuscire a valutare se si è uomini nuovi, ma anche per imparare a dominare la menzogna, è opportuno tenere ben presenti entrambe le affermazioni filosofiche, il cogito e il dubito. E allora seguitemi per favore in un breve excursus nel quale, per capire l'uomo, ci interesseremo degli animali e, ancora più sorprendente, forse per la prima volta nella vostra visione della storia naturale, procederemo in un senso allucinante. Per capire l'uomo non cercheremo di differenziarlo dalle bestie, secondo ciò che egli ha, ma cercando di identificare ciò che gli manca. Il pianeta Terra, unico nel suo genere, almeno per la nostra esperienza, è vivo. Dalle sue rocce e le sue terre emerse, dal suo magma vulcanico, dai suoi oceani sconfinati, attraverso un processo di miliardi di anni, questa sua vitalità si è sviluppata, evoluta in fenomeni successivi sempre più vitali ed eterogenei. Quindi, sulla roccia sono nati funghi e licheni, piante, alberi e poi ancora insetti e animali, e sotto i mari lo stesso si è sviluppata altra vita, adatta ai tempi e alle condizioni del periodo. L'Homo sapiens, secondo la sua classica mentalità di impadronirsi del potere sulle cose per usarle, spesso in maniera insensata e distruttiva, appena ne ha avuto la facoltà, si è lanciato con accanimento in una caccia senza tregua, alla ricerca di chi ha creato tutto questo e di chi governa il pianeta e la natura. Solo in pochi, osteggiati, dileggiati o addirittura perseguitati, hanno cercato di capire il come funzionano le cose che governano il mondo e non tanto il chi. Se sei un novice, ti invito a uscire dallo schema del falso pensiero inscatolato del Sapiens e di cercare con me delle indicazioni sul come avvengono sotto i nostri occhi fenomeni meravigliosi e complessi per i quali i furbi capi sapiens hanno cercato, anche con l'uso di mercenari e falsari, di farti impantanare in sentieri sbagliati che non portano da nessuna parte. Quindi manda a quel paese per adesso la ricerca del chi e analizziamo attentamente il cosa per arrivare al come. Il primo passo da fare è scendere un attimo dal piedistallo e fare proprio un concetto evidentissimo. In natura, l'entità padrona della vita,
presente su questo mondo, non esiste il concetto di migliore o di superiore a. Se la formica è piccola, se il serpente striscia e non ha arti, se i bufali e i rinoceronti se ne stanno beati in maleodoranti acquitrini, se i pipistrelli se la spassano nelle grotte in totale assenza di luce, non è perché sono carenti di qualcosa di meraviglioso che l'uomo ha. Non è che gli mancano sensi, pezzi e attributi. È semplicemente perché loro sono fatti così. E come sono fatti e le caratteristiche che hanno sono esattamente quelle che gli servono e basta. Se le condizioni in cui devono sopravvivere cambiano, gli esseri cambiano e, se possibile, si adattano, altrimenti la natura che gestisce la vita si arrende al cambiamento e si concentra su altri esseri, più idonei alle nuove condizioni. Come fa un'entità a noi sconosciuta a conoscere e valutare dati e a cercare delle soluzioni alle problematiche agendo sempre per il meglio in relazione al concetto generale di sopravvivenza? Come fa a dialogare con questo ecosistema in mancanza di fili, di cavi elettrici, di microfoni e telecamere? Come conosce le esigenze del verme nel deserto? Come si è imposta la struttura degli elefanti? Come ha dotato di una struttura incredibile dei pesci che hanno pensato bene di vivere a migliaia di metri di profondità, capaci di sopportare una pressione di tonnellate senza restarne schiacciati? A quale scuola si iscrivono i cuccioli, i neonati di uccelli, animali, pesci, per essere in grado di sopravvivere perfettamente in poche settimane o mesi, acquisendo tutte le conoscenze utili per la vita e per la specie? Quale groviglio di antenne e cavi insegna agli animali dove trovare pascoli, acqua, riparo, come coprire immense distanze senza perdersi, ai pesci e agli uccelli dove e quando migrare, dove e quando riprodursi? Chi ha spiegato alle anguille come si attraversa il mondo dai Sargassi al delta del Po, per nascere in acqua di mare, per poi adattarsi senza difficoltà all'acqua dolce, risalendo fiumi, colonizzando laghi e poi viceversa? È un puro caso? Vi sembra possibile? Il caso è una singolarità. Nessuna combinazione di eventi e materia, se non perfettamente calibrata, avrebbe potuto garantire la vita sulla Terra per miliardi di anni. Quindi noi che siamo intelligentissimi, dobbiamo deciderci a comprendere bene come stanno le cose. Il Sapiens ci ha provato e ha fallito. Ha fallito perché è stato schiavo di una cultura ipocrita e maligna. Come un bambino prepotente e viziato, ha cercato di adattare il giocattolo alle sue idee e alle sue convinzioni e alle sue convenienze. Ma il mondo non è un giocattolo e ciò che non comprendi non è inadeguato. Forse al contrario, sei tu che non ti poni con il dovuto rispetto nei confronti di ciò che non capisci. I potenti, tra i Sapiens, sono basati sul principio di negazione, ma anche l'ultimo morto di fame, il miserabile parassita della specie Sapiens, si è trovato perfettamente d'accordo. Anzi, al contrario, ha fatto della sua ignoranza una prerogativa essenziale, appoggiandola alla pastura culturale fornita dal potere. Non ha mai dato troppa importanza alla realtà dei fatti, ma si è arreso pecorilmente in una maniera raccapricciante alla follia dei dettami di chi assurge al potere, reputando che adeguarsi a una fonte autorevole potesse salvaguardarlo da ogni responsabilità e risparmiargli qualunque problema di scelta. Perfino oggi, dopo migliaia di anni di cosiddetta civilizzazione, di civile, le masse dei Sapiens hanno ben poco. Non ha nessuna importanza o efficacia sul loro modo di agire qualsiasi sacrificio, qualsiasi lotta, qualsiasi tentativo da parte dei novis di scuoterlo dal suo stato di folle sudditanza. Per esso vale solo una regola, il conformismo, purché dettato da una fonte autorevole, promulgata come tale dal potere. Purtroppo per noi tutti, al potere, al comando delle masse, ci sono quasi sempre dei Sapiens. E quando un novis riesce a fare breccia e a cercare di riabilitare le malefatte e i soprusi contro la vita,
perpetrati dai Sapiens fa quasi sempre una brutta fine. Assassinato, crocifisso, oppure viene colpito improvvisamente da qualche strano imbarazzo tipicamente ascrivibile a veleni, droghe o strani incidenti. Quindi, qualcosa dovrebbe da subito saltare agli occhi più acuti di un novice. Esiste, su questo ecosistema sperduto nello spazio, un'entità, un orologio trascendente, una guida invisibile che gestisce e interviene su tutte le specie viventi, persino sull'orografia e sui fenomeni vulcanici e tettonici. Esiste certamente un sistema di comunicazione che adatta e gestisce, che permette e mantiene un contatto dialettico tra la natura, i fenomeni e le specie. Nei frammenti di alcune antiche culture questo gestore invisibile, questa memoria trascendente, è stata citata. Ma sull'uomo? Quale effetto, quale potere, quale rapporto hanno avuto ed hanno le specie umane con questa energia invisibile, eppure tanto potente e intelligente da gestire e permettere la sopravvivenza a miliardi di esseri in un equilibrio dinamico talmente perfetto da svilupparsi, autoregolarsi e sopravvivere per milioni e milioni di anni? Cercheremo di capirlo nel prossimo video. Grazie.